Prego. Hanno risposta da dare prima? L'assessore vuole rispondere? No, vedremo alla fine. Ah, vabbè, come vuole. Allora, questo mio intervento non è finalizzato a centrare l'argomento finanziario, che di per sé è di una semplicità più unica che rara, anche se grave, ma è finalizzato a comprendere, così come ho detto prima, perché questa è la serata giusta, in che modo la maggioranza ha inteso e intende mantenere la trasparenza, ovvero la legittimità della trasparenza, ovvero la comprensione dei dati. Perché un'amministrazione si può dichiarare trasparente, ma i dati semmai non sono intellegibili. Noi invece li vogliamo intellegibili. Poi ne darò all'assessore direttamente la dimostrazione. Per quanto riguarda invece la tragica semplicità del documento, è chiaro, questo comune ha fatto, così come fanno tanti comuni italiani, dell'anticipazione di liquidità un uso improprio, cioè piglia l'anticipazione di liquidità invece di pagare, di spalmare praticamente sic et simpliciter i debiti della pubblica amministrazione, li riversa sul fondo crediti di dubbia esigibilità. Per questo è dovuta intervenire la Cassazione, che con una sentenza ha smantellato... Non ho capito. La Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale, mi perdono. Intervento della Corte Costituzionale, che con una sentenza ha smantellato questo sistema dicendo così non va bene perché si alterano i principi del bilancio. E aveva ragione. Perché se tu ti pigli i soldi in anticipazione e dopodiché con questi soldi, invece di pagare praticamente i tuoi debiti, vai a coprire il fondo crediti di dubbia esigibilità, è chiaro che chi lo usa con una certa quantità lo altera una certa quantità, ma chi l'ha usato con quantità abnormi, come è poi il comune di Agropoli, lo altera di una quantità abnorme e quindi crea un disequilibrio nel bilancio. La Corte di Cassazione è intervenuta, il decreto mille proroghe ha modificato degli articoli. Ha modificato degli articoli, ha introdotto praticamente l'articolo 39 ter e quater, se non sbaglio, nel decreto mille proroghe, e ha detto: tu ne devi fare completamente un uso diverso, in più, in particolare, oltre a farne un uso diverso, il disavanzo di amministrazione che mi hai prodotto nel 2019, e ad Agropoli nel 2019 c'è un disavanzo di 9 milioni di euro, 9 milioni di euro, quel disavanzo me lo devi rateizzare e riversare in un certo modo nella contabilità in un determinato numero di anni, che qui dalla delibera proposta sembrano essere, mi corregga se sbaglio, 25 anni, quindi circa 300.000 dispari euro l'anno praticamente in media. Questa è la tragica semplicità della delibera che oggi si preparano ad approvare. Tragica semplicità, perché i 9 milioni di euro sono la tragica gravità. I 9 milioni di euro di disavanzo praticamente, quelli sono la tragica gravità. La semplicità della delibera, così come la fa passare l'esimio assessore, una cosa da niente, versiamo da una parte, spostiamo dall'altra, poi recuperiamo mano a mano i 300 euro, quindi i 9 milioni mano a mano li scendiamo a zero. Detta così, mi sembro io per i tre carte. Adesso andiamo avanti, andiamo a parlare della chiarezza e della legittimità. Consigliere, possiamo interloquire, forse la popolazione, anche la gente della casa, forse capisce meglio. Se... Come vuoi. Le voglio solo far presente questo anche a chi sta da casa e ai consiglieri qui presenti. Dal 2016 il Comune di Agropoli sta destituendo da 300.000 euro all'anno. Le sta già destituendo. Cosa cambia? Cosa cambia? Ma no, mi deve spiegare lei che cosa cambia se dal 2020 si continuerà a pagare la stessa cifra da qua. Lo dico in assoluta alla Corte di Cassazione. Lo
innanzitutto alla Corte di Costituzionale. Alla Corte Costituzionale ha detto che tu devi esporre diversamente in bilancio la poi devi usarlo diversamente. Non mi devi andare a coprire il fondo crediti di dubbia esigibilità. Perfetto. Perché è dovuto intervenire la Corte Costituzionale? Non è sicuramente solo Agropoli. E che l'ho detto io per primo, come tanti altri comuni, io l'ho detto, io non perfetto. È che nascondo. Non è una però il problema è che ad Agropoli abbiamo 9 milioni di disavanzo amministrativo nel 2019. Ma c'erano già dal 2016, l'esercizio 2019 si è chiuso con un avanzo di amministrazione di 28 milioni e 400. Le avete prodotto comunque voi, ma non è questo il problema, assessore, perché tanto l'avete prodotto, siete in amministrazione da anni. Mi dica, sì, mi vuol ricordare che io stavo in amministrazione dal 2000, No, non volevo ricordare nulla, io voglio solo far capire alla gente che ci ascolta che nel bilancio non cambia assolutamente nulla, perché 300.000 euro stavamo pagando dal 2016 al 2017 al 2018 e avremmo pagato fino al 2045. Cambia totalmente, vabbè, lei l'ha detto. È una diversa veduta, è una diversa veduta delle cose di fatto, sì, la sostanza non cambia. Cambia totalmente per quello che ho detto io testé e per quello che ritroverete in delibera quando praticamente sarà trascritto il mio intervento. E dopodiché valuterete, altrimenti sarebbe stata un'inutile sceneggiata la farsa della Corte Costituzionale. Cambia perché sono stati alterati i bilanci, da questo momento in poi non avranno più la possibilità di produrre questa alterazione e nello stesso tempo il disavanzo è peggiorato. Ma io stavo per dirgli, di fatto adesso glielo dirò, quindi finita la tragica semplicità e la tragica consigliere, mi perdoni, usare il termine alterare. Siccome ci sta falsificazione dei bilanci, ci sta reato penale, quindi mi perdoni, una parola che io non userò tanto facilmente. Quale parola ho detto alterare? In quale contesto? Me la ricordo. Alterare i bilanci. E alterare? I bilanci. Alterare i bilanci significa... Perfetto. Non è stato alterato nulla, è stata assessore, rispettata la norma, quella come valeva fino al 31 dicembre 2019. Allora, è stata applicata la norma. Nella sostanza la Corte Costituzionale ha detto che avete alterato e ha dato la possibilità di spalmare in 30, in 25 anni. Ma ha detto anni, che avete alterato i bilanci, avete alterato significa avete... guastato ma non noi, il legislatore tutti, ha fatto l'errore, non noi. Dell'economicità. Ma allora, il legislatore ha fatto un errore, diciamo che ha corretto la Corte. Diciamo che questo è il problema, non è il centro il Comune d'Agropoli. Diciamo che sì, indubbiamente, ma io ho detto per tutti i comuni. La legge dello Stato sindaco, stabilisce una cosa, i comuni la seguono. Sindaco, la Corte la cambia e noi cambiamo. Sindaco, ma è la legge che è sbagliata in tutti i comuni. Cioè sono stati usati praticamente inappropriatamente i fondi di anticipazione di no, no, no. Sì, no, sì, no, non poteva. Secondo la Corte Costituzionale, non secondo la legge, secondo la Corte dovevano essere praticamente a copertura dei debiti e non nel fondo crediti di dubbia esigibilità. Adesso voi avete l'obbligo praticamente di fare questa correzione e la state facendo, quindi la tragica semplicità di questa delibera. Però 9 milioni di euro sono qua, prodotti in questo comune. Adesso andiamo a leggere. Erano già. Adesso... È ancora peggio. 9 milioni di euro sono il debito del rendiconto 2019, disavanzo di peggioramento del disavanzo di amministrazione 2019, 9 milioni di euro. Posso andare avanti o vuoi ricorreggere? Io ricorreggo un'altra volta. No, allora noi abbiamo approvato un rendiconto. Dal rendiconto risulta un risultato di amministrazione di 28 milioni 405, corretto con il fondo crediti di dubbia esigibilità. Mentre le sto concordo con lei, quando il fondo anticipazione di liquidità è un debito certo, il fondo crediti di dubbia esigibilità di 31 milioni di euro, che è una posta che prudenzialmente l'ente deve mettere in bilancio per coprire i crediti che è a rettifica parziale dei crediti che ha nello stesso bilancio. Non sono debiti di 31 milioni, quindi se non ci fosse stato il fondo crediti di dubbia esigibilità di 31 milioni, l'esercizio 2019 con tutti i 9 milioni dispari che lei sta continuando a ripetere avrebbe chiuso con un avanzo di 19 milioni. Più chiaro di così, penso. L'ha detto? Adesso io lo ripeto a modo mio, cioè il disavanzo di amministrazione
rilevato dal Collegio dei Revisori per l'annualità dell'esercizio 2019 è meno 9 milioni di euro. Adesso andiamo avanti, abbiamo parlato quindi della tragica semplicità di questa deliberazione, adesso parliamo della tragica mancanza di leggibilità e di trasparenza. Assessore, adesso mi rivolgo ancora più direttamente a lei. Lei nel rendiconto del 2019, 2 settembre, disse queste testuali parole quando presentò il suo rendiconto. Si chiude, nonostante le grandi difficoltà che sta attraversando l'ente, così come la maggior parte dei comuni italiani, si chiude in una maniera abbastanza positiva con dei dati positivi che cerco di elencare. Il primo dato positivo riguarda la diminuzione della nostra esposizione di anticipazioni di tesoreria, che per l'annualità l'abbiamo ridotta di 400.000 euro. L'esercizio 2019, continua l'assessore, si chiude poi, per quanto riguarda la competenza, con un avanzo di competenza di circa 5 milioni, con un avanzo di amministrazione di circa 28 milioni. Dati reali per l'assessore e per le carte. L'ascoltatore lascia impressionato da questa frase. Chiunque, avanzo di 5 milioni per quanto riguarda la competenza, 28 milioni l'avanzo di amministrazione. Abbiamo però da coprire il fondo svalutazione crediti e sminuì il tutto. La registrazione là ve la potete guardare quando volete. Poi addirittura si è ammesso ad elogiare l'amministrazione per quanto riguarda tutto il sistema della sicurezza della città. Ha detto che addirittura ci sarebbero stati motivi di vanto. Poi ha detto: non ho altro da aggiungere, sono a vostra disposizione. All'inizio del mio intervento feci riferimento alla capacità politica che ha questa maggioranza di far credere che la città progredisce, ma che le altre quisquiglie, cioè i 9 milioni o qualsiasi cosa, saranno poi ripagati. Feci cenno particolare, ve lo potete rivedere la gestione, dissi: avete una capacità, dissi, non è un'accusa, è una capacità che sto facendo rilevare in questo momento alla città. Poi parlai in particolare praticamente di quando aveva rilevato il Collegio dei Revisori e disse: guardate che qui dobbiamo praticamente prendere atto in Consiglio Comunale delle modalità con cui questo ente deve ripianare questo disavanzo. E qui alzai la voce, alzai il tono. Dissi: addirittura avete usato una frase sibillina e pretesi che questa correzione venisse apportata in delibera. Mi rivolsi al Consiglio perché nessun altro volle intervenire e dovetti chiedere al Presidente l'emendamento, di dire vicino ai consiglieri: guardate, approviamo questo emendamento, che chiariamo in delibera questi aspetti. L'emendamento venne inesorabilmente bocciato, perché non manco lo propongo che già lo bocciano, già sanno che hanno... Posso interrompere la consigliera? No, adesso no, adesso no, perché sennò perdo il filo adesso, per carità. Adesso mi fa perdere il filo, dopodiché interrompiamo. A questo punto l'emendamento venne bocciato. Ovviamente io continuai ad insistere nel dire: guardate che in questo momento bisogna prendere atto di questo, diciamo, discrasia e correggerla in 20 anni, dissi forse, se non sbaglio, dissi pure questa cosa, correggerla in 20 anni. L'assessore, adesso non mi ricordo dove l'ho scritto, ma lo tengo scritto qua, con un'aria di sufficienza più unica che rara, guardandomi quasi schifato, schifato non nel senso di dire proprio tu non capisci niente. Certo, sì. Cioè no, per l'amor di Dio Roberto, su questo ti chiamo per nome perché so della tua correttezza e lo continuo a sapere, però come assessore in questo momento sei da me contestato vivamente per tanti e tanti motivi che poi se vuoi li possiamo dire anche pubblicamente. Allora, sono anni che da quando c'è il decreto anticipazione, diceva l'assessore, nei bilanci di previsione ogni anno paghiamo 260, la storiella che ha fatto adesso. E io dissi: sì, tutta la storiella che vuoi tu, ma qua dobbiamo procedere praticamente a ripianare. La registrazione è lì. Lei, assessore, in quel momento, le chiedo, adesso puoi interloquire,
era a conoscenza o no dell'articolo 39 ter e 39 quater della legge che abbiamo detto? Ne era a conoscenza, sì o no? Certo che ne era a conoscenza, però consigliere, mi permetta, la disquisizione che nacque, non vorrei sbagliarmi, ma nacque sul fatto che i revisori nella loro relazione non avevano indicato, oppure chi indicava che nella relazione di gestione non era stata indicata la copertura della perdita di esercizio derivante dal conto economico. Non parlavamo assolutamente no. Ma questo, allora, assessore, a questo punto chiediamo, si veda la registrazione e poi mi risponderà la prossima volta. Della perdita di esercizio, altro argomento, che parlavamo praticamente della mancanza Io sono abbastanza certo di del bilancio, ma se la può rivedere, la vediamo insieme. La rivederemo insieme. Lei, parlando di questo argomento, a cui io ho citato i 9 milioni, perché io l'ho guardato quel consiglio 34 volte prima di venire qua oggi, 34 volte. Quindi con aria di sufficienza mi rispose in questo modo e con aria di negazione della conoscenza, perché io a questo punto ho pensato, l'assessore pensa che non va ripianato, perché uno che dice no, assolutamente non agisce in delibera, come va a ripianare? Vuol dire che non lo sapeva, e se lo sapeva è stato evidentemente erroneo non dire in questo contesto consesso e dire guardate, ma noi fra 45 giorni massimo, oggi è la scadenza, oggi è il 45esimo giorno, se questa delibera non dovesse essere approvata stasera il rendiconto non risulta approvato. Se questa delibera non dovesse essere approvata, il rendiconto non risulta approvato. Quindi entro 45 giorni, allora hanno dovuto fare i salti mortali. Poi vi dirò quando approviamo il bilancio preventivo, perché hanno fatto i salti mortali, ma non gli riusciranno in una forma di diritto, gli riusciranno in una forma finanziaria, ma non in una forma di diritto. Hanno dovuto fare i salti mortali, quindi avrebbe dovuto dire, consigliere Abbate, non si preoccupi, perché noi fra pochi giorni torneremo in quest'Aula per approvare un piano, un ripiano del disavanzo di amministrazione. Invece no, silenzio. Quindi far credere che sottoscritto era un pazzo visionario sui dati che diceva e che il rendiconto passava de plano. Questa è la verità che ho ricostruito io tramite le immagini. Anzi, colgo l'occasione in questo momento, Presidente, non mi chiami approfittatore, ma penso che sia il caso di ringraziare Cirendo Channel che sta offrendo un servizio a questa città, ma onestamente secondo me che non ha paragoni e quindi dovrebbe essere ringraziato ogni giorno. Lei come Presidente sa, e questo glielo ricordo e mi permetto di dirglielo perché glielo dico nel senso buono della parola, sa che noi come Consiglio Comunale abbiamo dei fondi su cui lei può contare e deve contare, e io penso che chi rende un servizio del genere vada elargito al minimo delle competenze e delle spese, anche perché aiuta pure il segretario comunale a dire, oltre ad aiutare noi consiglieri, c'è qualcosa che noi possiamo dimenticare, la vediamo, quindi trasparenza reale. Rispetto invece alla leggibilità della spesa, che io non ho visto nel comportamento, non dell'assessore, ma della maggioranza, non dell'assessore, perché l'assessore come persona è una persona squisita, ma della maggioranza, come rappresentante quindi di un ramo finanziario del Comune. Quindi questo è quello che avevo da dirvi sulla tragicità dell'aspetto della leggibilità, della trasparenza dei dati di bilancio nel nostro territorio comunale. Poi la legittimità e la pochezza di quella della delibera dal punto di vista finanziario è tutta legata al quantum del disavanzo di amministrazione e non alla modalità. Grazie. Grazie consigliere. Vuole replicare assessore? Sì. Volevo innanzitutto precisare che il consigliere ha usato termine l'assessore ha presentato il suo rendiconto. Io voglio precisare che non è il mio rendiconto, ma questo è il rendiconto della città di Agropoli. Come precisavo prima, e sono le carte ed è attestato anche dalla relazione del Collegio dei Revisori, l'esercizio 2019 si è chiuso con un avanzo di competenza di oltre 5 milioni, l'esercizio 2019 si è chiuso con un avanzo di amministrazione di 28 milioni e 405 mila euro. Questi risultati vengono, tra virgolette, rettificati da 31 milioni di euro di fondo crediti di dubbia esigibilità. Il fondo crediti di dubbia esigibilità non è un debito che rende al contratto, è una posta che la norma obbliga ad appostare in bilancio per a parziale rettifico, come dicevo prima,
di quelli che sono i crediti che il Comune, e per lo più sono crediti di natura tributaria, che il Comune vanta nei confronti dei propri cittadini o dei soggetti terzi e che il Comune dovrà discutere. Questa posta viene messa a punto qualora si dovesse essere una parte di queste somme e il Comune non riuscisse a discuterle. In più, da quest'anno, a seguito di questa entrata in vigore dell'articolo 89 ter del decreto legge 30 dicembre 2019, è stato dovuto indicare a parte il fondo anticipazione di liquidità, che è una partita che, ripeto, non è nata il 31 dicembre 2019, ma è una partita già esistente, è una partita di cui già i bilanci degli enti negli anni passati già si faceva carico e che continuerà a farsi carico, così come per tutti gli altri mutui debiti che questo ente ha contratto. Voglio ricordare a questo consiglio, voglio ricordare ai cittadini che ci seguono da casa. Il consigliere Botticchio parlava di infrastrutture, il consigliere Botticchio mi parlava di arredo urbano, ma il Comune è diventato proprietario del castello. Il Comune, questa l'amministrazione ha realizzato un teatro comunale, ha realizzato il palazzetto dello sport, ha realizzato varie impianti sportivi che ci invidiano da Roma in giù. Per fare questo si è indebitato. Come si indebita qualsiasi buon imprenditore, come si indebita qualsiasi buona famiglia italiana che casomai si vuole acquistare la casa, vuole fare un proprio investimento e vuole migliorare. E dal 2007, quando già il consigliere Abate faceva parte del... sono arrivato al consigliere consigliere Botticchio, è dal 2007 che questo è dal 2007 che si vendeva un milione, l'ho letto io sul giornale, un milione di euro. L'indagine è già chiusa, consigliere, è già stata chiusa l'indagine, quindi si segga e stia calma. Ma la gente lo deve sapere, l'indagine si è già chiusa, si segga, lo sa che è finita, si è già chiusa l'indagine e non c'è nulla a procedere, quindi si segga. Si sa che non apro un argomento vecchio, che se è già chiuso la magistratura, già si è espressa, va bene? No, io le sto dicendo della magistratura, e quindi lei apre un ragionamento che si è già chiuso. Lo sforzo che questo assessorato, lo sforzo che questo... Sì. No, la maggior parte dei mutui che ancora noi gestiamo pagati è stata realizzata nella legislatura 2007-2012. La maggior parte dei mutui... Perfetto. E dal 2007, dal 2008, dal 2009 il Comune ha regolarmente pagato le proprie rate e se continuerà a farlo come ha fatto fino adesso. Nonostante dal 2015, ricordo a questo Consiglio, ricordo ai cittadini che ci ascoltano, è cambiata la regola contabile, è uscita la contabilità finanziaria potenziata che ha cambiato le regole di contabilità e ha imposto enormi sacrifici. Nonostante questi enormi sacrifici, ricordo che questa amministrazione con questo assessorato ha raggiunto i risultati che lei ricordava prima, consigliere Abate. Nell'anno 2019 rispetto al 2018 le spese correnti sono diminuite circa 400.000. L'anticipazione di liquidità è migliorata, l'anticipazione di liquidità dei debiti dei confronti della tesoriere è migliorata. Quindi io penso che benissimo, quindi voglio ribadire ai cittadini, non si tratta di un maggior disavanzo, si tratta di una diversa esposizione contabile, si tratta di, nella sostanza, nel bilancio dell'ente non cambia nulla, si tratta soltanto, come ripeto, di una diversa esposizione, di una diversa indicazione. Nelle spese correnti dal 2020 fino al 2015, come già era previsto prima, continueranno a essere indicate questa data di questa anticipazione di liquidità. Grazie. Posso? Certo. Prego. Allora, i debiti quindi del Comune di Agropoli, assessore, sono 9 milioni di euro. Quanto è il debito? Sono, ahimè, molto di più, ma
Abbiamo approvato il consuntivo 45 giorni fa. Possiamo saperlo per le... Circa 40 milioni, circa 40 milioni di euro. Milioni. Abbiamo approvato, non li ricordo con precisione. Visto che c'è il consigliere Baccia, ricordo che noi 45 giorni fa abbiamo approvato il consuntivo e quindi volevo ricordare... No, solamente per specificare. No, ci ha ricordato che 45 giorni fa abbiamo approvato il consuntivo. Nel consuntivo, quindi non so, anche prima la consigliere Botticchio diceva che non è conoscenza dei debiti del Comune di Agropoli. Io mi sembra che questo assessorato non ha mai negato quanto è l'anticipazione di liquidità, non ha mai negato di quanto è l'ammontare dei mutui, e quindi ripetere che non era a conoscenza mi sembra strano. Ma chi l'ha detto? Chi ha detto? Non lei. No, allora, volevo... Come fa? No, ma scusa, lo voglio rispondere. Ma lei prima parlava, no? Abbiamo i debiti, abbiamo comprato il castello, abbiamo comprato impianti sportivi. E come? No, aspetta, finisco io perché quello mi zittiscono. Castello che lo sa tutta l'Italia che l'avete pagato da 1.000.000 a 3.000.000. Siete dei sperperoni, ecco perché siete pieni di debiti. Gli impianti, e come vengono gestite queste? Come viene gestito il castello? Oltre che paghiamo il mutuo, e le rate del mutuo sono belle, vengono pagate sistematicamente, si deve pure vedere. Quindi siete dei cattivi, avete una cattiva, pessima gestione. Una cosa ammiro, la sua pazienza. Parla, nessuno capisce niente, però si capisce lei, un po' che capisce Abate, la gente meno male, e questo è. Purtroppo io devo ricordare, consigliere, che purtroppo un consigliere comunale deve conoscere il testo unico, sono tutti elementi questi che sono testo unico. Palla Green viene usato, vengono usati questi impianti, c'è la fornace, poi vengono affidate, poi vengono, consigliere, cattiva gestione prima di tutto, consigliere, vengono gestiti male e comprati per 10 volte in più, e chissà perché, giustamente sono soldi. Consigliere Botticchio. Prego, consigliere Vesca. Io volevo dire, dall'intervento che ha fatto l'assessore, è emersa qual è l'attività amministrativa della gestione da circa 10 anni di questo comune, cioè dal 2013. Allora, qual è la problematica? Si dice una famiglia fa dei mutui, e quindi dobbiamo dire che le opere pubbliche fatte ad Agropoli, quindi con l'acquisto del castello, a parte quello che è successo con l'acquisto del castello, ma non entro in quel merito, palazzetto dello sport, tutto è stato fatto con i soldi dei cittadini. Quando praticamente è arrivata e subentrata l'amministrazione, la prima amministrazione del sindaco Alfieri, il comune di Agropoli aveva una capacità di indebitamento di gran lunga superiore a quella, che era il comune stesso. Allora, che cosa ha fatto questa amministrazione? Non ha fatto altro che andare a sfruttare quella che era la capacità di indebitamento, e ha portato tutti i debiti al comune di Agropoli, restando in questo momento sfornito di ogni capacità di indebitamento ulteriore. Io credo. Ma l'ha detto l'assessore. La capacità di indebitamento c'è ancora. C'è ancora, ma è molto più limitata rispetto a quella che quando si è messa la prima amministrazione di Alfieri. Voglio terminare il mio intervento, perché una buona amministrazione, una buona gestione dell'amministrazione, le opere pubbliche le fa ottenendo i finanziamenti, e quindi riuscendo a prendere i finanziamenti esterni, non indebitandosi. Quindi noi dobbiamo ammettere una cosa, che come di Agropoli ha fatto le opere pubbliche, sono queste opere pubbliche solo grazie all'indebitamento. Falso. Vabbè, voglio dire, non si può dire falso, perché poi tanto così si esce. Ha detto l'assessore che il comune di Agropoli ha fatto dei mutui per poter fare il palazzetto dello sport, per poter comprare il castello e per fare altre cose. L'ha detto l'assessore, non l'ho detto io. L'ha detto poco fa. Allora è falso quello che ha detto l'assessore, non quello che sto dicendo. Ha detto che abbiamo utilizzato più soldi che sto dicendo. Falso. Allora è falso quello che ha detto l'assessore. No, quello che dice lei, consigliere, no. È falso. Scusate, sì. Ha detto l'assessore. Lei ha detto che abbiamo utilizzato più soldi con la cassa rispetto ai finanziamenti che abbiamo preso. Falso. No, io ho detto una cosa molto semplice, ho detto che le opere pubbliche, secondo come ha detto l'assessore, sono state fatte con dei prestiti. L'assessore non ha detto questo. Dica quello che deve dire, non interpreti quello che dice l'assessore. Io stavo rispondendo proprio su quello che ha detto l'assessore, stavo dicendo. Allora io sto dicendo che la buona amministrazione è quella
che riesce a prendere i finanziamenti e a fare le opere. Due, adesso abbiamo tutte queste opere. Riusciamo naturalmente oggi alla manutenzione delle opere stesse, perché ci sono anche altri indebitamenti per la manutenzione di queste opere. E qual è la capacità e quali sono i vantaggi che adesso il Comune di Agropoli, rispetto a queste opere pubbliche e questo che ha speso come debito, sta ricavando dalle opere pubbliche stesse ad oggi? Questo è quello che volevo dire. Si è parlato si parla anche del castello, perché noi il castello fu comprato con la prospettiva di un eventuale poi appianamento di quello che era stata la spesa, anche prendendo delle somme da private persone esterne. Qual è il vantaggio che in questo momento economicamente, dico, ha dato il castello rispetto alle spese che noi sosteniamo ogni mese? Grazie. Una domanda? Consigliere Abate, no. Deve replicare. Prego. Poi dicono che il consigliere Abate che fa il puntiglioso, cioè quando uno si rivolge dicendo assessore il suo bilancio, penso che sia più che naturale, nonché elementare, pensare di dire il bilancio che lei sta rendendo alla città di Agropoli, la sua stesura, la sua formulazione, perché chiaramente è sua, non è che il bilancio era suo, perciò, suo significa l'ho redatto io, questo significa. Però l'assessore gli piace polemizzare perché evidentemente vuole distrarre le attenzioni di coloro che ascoltano. Allora, dopo tutto quello che ha detto l'assessore, io aggiungo molto, ma molto semplicemente, non mie considerazioni, ma vi leggo affinché tutti ne possano prendere atto e conoscenza, ciò che dice la norma, ciò che hanno ripetuto in delibera e ciò che io voglio intendere quando parlo di mancanza di leggibilità della trasparenza. La norma dice: l'eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente. Allora, se io l'italiano lo so, significa tutto ciò che tu avevi come obiettivo praticamente all'esercizio precedente, 35 milioni di disavanzo, me l'hai portato il 2019 praticamente a 14 milioni di disavanzo, quindi i 9 milioni rappresentano un peggioramento del disavanzo di amministrazione rispetto all'esercizio precedente, lo dice l'articolo 39 ter. Questo peggioramento rispetto all'esercizio precedente praticamente deve seguire questa procedura che questa sera stiamo portando a compimento noi come opposizione e loro come maggioranza. Le modalità di recupero, dice sempre lo stesso articolo, devono essere definite con delibera del Consiglio dell'ente locale, acquisito il parere dell'organo di revisione, entro 45 giorni dall'approvazione del rendiconto. La mancata adozione di tale deliberazione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Quindi quando il consigliere Abate dice dove sta la mancanza di leggibilità della trasparenza, sta che nella data del 2 settembre 2020, quando abbiamo discusso a lungo sul rendiconto, io ho chiesto in che modo si doveva ripianare questo disavanzo di amministrazione. E coloro che erano a conoscenza di questa norma, coloro che sono in maggioranza, mi avrebbero dovuto rispondere sic tet simpliciter per far sì che la leggibilità della trasparenza fosse chiara ed evidente. Consigliere Abate, entro 45 giorni lo faremo con una delibera di consiglio. Invece no, non mi venne risposto, lasciando intendere, possiamo pensare che sono tutte quisquiglie e che le sostanze li stiamo giocando questa sera del rendiconto. Grazie e a risentirci. Grazie a lei. Prego, Sindaco. Brevemente, la mia sensazione così umorale è questa: la maggioranza, in questo caso l'assessore, il sindaco, i consiglieri, propongono una delibera, ok? E non giudicano, propongono la loro azione amministrativa, l'opposizione risponde e nelle risposte tendenzialmente offende o, secondo la nostra visione, travisa quello che sono le indicazioni della maggioranza, il ruolo dell'opposizione. E lo fa bene, perché voglio dire, travisa, secondo me travisa, offende come fa il consigliere Botticchio di continuo, e noi ce la teniamo questa cosa qui. Bene. Poi quando noi proviamo anche noi a replicare a un'offesa ricevuta,
a una trasformazione, secondo noi, della realtà, secondo quello che dice l'opposizione corretta, non lo possiamo dire, si offendono, diventano permalosi. Allora, se vogliamo liberamente aprire questo confronto, facciamolo pure, ma dobbiamo mantenere una calma e una serenità. Non è possibile che io ricevo da questo banco offese di continuo e non posso neanche replicare, perché poi si offende grandemente. Allora, i permalosi li facciamo in un altro posto, non nel Consiglio Comunale. Fatta questa premessa, voglio dire, innanzitutto, per quel che riguarda la Corte Costituzionale, come abbiamo detto prima, giudica la legittimità delle leggi, ok? Ed è competente dei conflitti tra Stato, Regioni, eccetera. L'ente locale non c'entra niente, deve soltanto allinearsi. Quindi abbiamo da una parte una legge dello Stato fatta, arriva, diciamo, la Corte Costituzionale, interviene, cambia la legge e noi ente ci siamo adeguati. Non è una nostra scelta, non è una nostra possibilità. Se la legge dice devi compilare il bilancio in questo modo, io lo compilo, secondo quello che dice la legge. Poi dopo mi dice la Corte Costituzionale, no, la legge è sbagliata, allora io lo devo compilare diversamente per poterlo, diciamo, aggiustare, devo fare delle modifiche e questo è il caso. Quindi non è che ci siamo inventati o stiamo ripianando dei debiti, stiamo aggiustando un pezzo di bilancio, come ha detto la signora all'inizio, non cambia niente, è soltanto un aggiustamento contabile che la Corte Costituzionale ha imposto agli enti locali che devono aggiustare. Quindi non abbiamo, diciamo, inventato niente, una delibera che tutti i comuni devono fare, e quindi non è una questione di indebitamento, è un posizionamento di alcune cifre nel bilancio che devono essere cambiate. Per poter far questo abbiamo fatto questa modifica. Però poi dice sì, è così, dice il consigliere Abbate, però sono 9 milioni, bene. Io ho sempre detto che una cifra è piccola o è grande a seconda di che cosa stiamo parlando. Trasformiamola, a questo punto voglio fare pure io, come dire, vorrei dare anche io la mia lettura delle cose. Il bilancio del Comune di Agropoli è 20 milioni di euro all'anno, circa, qualcosa in più. 9 milioni è la cifra che dobbiamo ripianare, circa il 40% di un solo bilancio, in 25 anni 300.000 euro. Riportiamola, così detta sembra una cosa grande, riportiamolo a un ragionamento più semplice da capire. Uno stipendiato prende 1.200 euro al mese, quindi prende 15.000 euro di stipendio annui. Il 40% di questi 15.000 sono 6.000 euro, ok? E diviso per 25 anni sono 240 euro all'anno, sono 20 euro al mese. Quindi, secondo la mia lettura, qualora non fosse un problema di bilancio, ma fosse un problema di restituire realmente dei soldi, e non è il caso, si tratta di 20 euro al mese, poco. Quindi 9 milioni, non è una cifra, 9 milioni, è piccola la cifra, sono solo 20 euro al mese. Questa è la lettura corretta delle cose. Rispetto ai lavori pubblici, l'abbiamo sempre detto. È vero, io ho fatto un investimento e sto pagando nuovo per comprare il castello, per il palazzetto, per il comune. Ma oggi, vi siete mai chiesto il patrimonio dell'ente quanto vale? Ma questo numero lo conoscete quant'è? Ve lo dico io, è quasi 100 milioni. Cioè nello stato patrimoniale, il Comune di Agropoli, per effetto delle strutture che ha 100 milioni di euro di patrimonio. Allora questa storia dei debiti, vi dico, è ben molto compensato, cioè quello che noi paghiamo come debito diventa in termini di stato patrimoniale più del doppio. Quindi è una grande operazione quella che abbiamo fatto, abbiamo arricchito il Comune, perché gli abbiamo dato opere pubbliche, valgono 100 milioni, altro che i debiti. Allora, ecco perché le cose si possono leggere in tanti modi diversi, io la leggo così, perché così deve essere letta, secondo me. Un'altra cosa ancora, quando mi venite a dire, ma il palazzetto, i soldi entrano, no, noi con le opere pubbliche non dobbiamo fare soldi, il nostro obiettivo, noi non siamo un'azienda privata, non è che faccio un'opera pubblica al fine di ottenere un guadagno inutile, no, faccio l'opera pubblica al fine di dare alla nostra cittadinanza dei servizi in termini sociali, aggregativi. La valutazione e l'importanza del castello non va presa da un punto di vista strettamente finanziario, quando incasso, quando spendo. Certo, anche quello è importante, ma vogliamo dare il valore, diciamo, sociale, il valore di immagine, il valore di importanza della città, di traino per il centro storico, di visibilità in tutta la nazione, di queste cose. Gli vogliamo dare un valore. Anche qui,
sì, mettiamo l'aspetto economico e ci aggiungiamo l'importanza del campo sociale, l'importanza in termini di visibilità, l'importanza in termini di attrazione turistica, allora sì che mettiamo il vero valore e comprendiamo che anche lì è stata una grande operazione. Grazie. Consigliere Abbate. Sindaco, mi dica, Presidente, posso? Ah, vabbè, prego. Posso? Grazie. Allora, i numeri che ha detto l'assessore e il sindaco sono tutti a vostra conoscenza, gli articoli che ho letto io e gli articoli che hanno letto i signori della maggioranza sono a vostra conoscenza. Adesso andiamo nell'aspetto morale del ragionamento testé portato a compimento dal sindaco. Patrimonio dell'ente. Cioè, prima si dice ho speso però arricchito il patrimonio dell'ente, poi alle osservazioni del consigliere Botticchio dice ma il patrimonio dell'ente non è nella misura soltanto praticamente del valore economico che rappresenta a bilancio sostanzialmente, ma è quello che è capace di dare. Sindaco, evidentemente lei non ha capito che il valore del patrimonio sta proprio lì, quello che giustamente noi contestiamo, a nostro modo di vedere. Poi potete richiamare pure la gestione 2007-2012 e andiamo a vedere le opere che furono fatte in quelle 5 anni, in quella temporalità, e poi andiamo a vedere le altre, poi vediamo i debiti di allora e poi vediamo i debiti, sono sempre disponibili. Ma il valore di una città sta soprattutto anche nell'apparire, nel mostrarsi, nella manutenzione di una città. Cioè non possiamo praticamente portare a compimento solo e soltanto valori strutturali che poi saranno valori economici o valori sociali, come li vuoi chiamare il stile. Noi dobbiamo portare a compimento il funzionamento di una comunità in una città, e il funzionamento di una comunità, di una città, non si legge così come la vuol leggere il sindaco. Quindi è inutile che alza la voce e si altra per dire ho arricchito questa città. Non ha arricchito assolutamente niente, al nostro modo di vedere, perché al loro modo di vedere se l'hanno arricchita, loro l'hanno arricchita e loro se la giudicano. Al nostro modo di vedere, dopo un certo punto in poi, arricchire soltanto di opere e non far funzionare il sistema città e comunità è un grave danno. Grazie. Prego, consigliere. Ma il sindaco prima dice abbiamo arricchito, ma scusate, ma se a me gli operatori turistici mi fermano e dice ma la tassa di soggiorno dove va? Cioè qua non ci sono i servizi, cioè voi tagliate i servizi, una scuola, non nomino quale, dice non arriva il detersivo l'anno scorso, neanche i detersivi, cioè voi tagliate il minimo, cioè incassate proprio perché siete pieni di idee, e poi fate giustamente associazione, cooperative, quello poi tutte quelle schifezze che avete fatto, perché... E in effetti voi i soldi li avete buttati, non è che qua i soldi non sono entrati. Una buona gestione, come dice l'ingegnere Abbate, e mica si dà solo il valore delle opere alla città, si abbellisce una città. E ve l'ho sempre detto, non avevamo niente da invidiare a Positano e Sorrento, perché Agropoli è bagnata dal mare. E qual è? Vi pigliate la tassa di soggiorno e come li spendete quei soldi? Entrano e poi come escono? Escono associazione, mo facciamo l'evento, questo dovete fare clientele, i soldi ve li siete fregati a clientele. Chi ogni 5 anni, l'elezione ne è annanzi, devono proseguire. E quindi quelle voi avete una, e poi avete pagato, lo sanno tutti, pure il cassello per 3 volte, tutti lo sanno, che c'ho il giornale a casa, 1 milione, avete pagato 3. Non l'avete mai spiegato, mi dice il sindaco, è tutto chiuso, la magistratura, e ringraziatela la magistratura, ringraziatela tutti i giorni, perché vi dà una mano, è brava la magistratura, sta molto alla larga dal comune di Agropoli, capito? Mo non vi dico niente più, e dite meno fesserie, abbiamo soldi, non tenete una lira, non avete un centesimo, non avete un centesimo. E prima o poi questo comune qua andrà a picco, se non è andato già. Vi mantenete a galle chi chiacchiere, dureranno non so quando. Che Dio vi dà pazienza di raccontare chiacchiere. Solo veramente 2 secondi, solo di replica. Voglio dire, naturalmente, come tutti noi sappiamo, il comune non è un imprenditore edile, quindi per cui non è che praticamente fa le opere perché poi deve rivenderle e quindi è un patrimonio edilizio.
Per cui praticamente non credo che sia da portare come paragone la discussione relativa a qual è il valore immobiliare del comune, perché dovremmo dire che poi il comune ha fatto le opere, ha fatto l'imprenditore edilizio. Credo che per quanto riguarda poi il servizio che dà ai cittadini, lo sta facendo pagare caro e amare ai cittadini, perché noi abbiamo la più alta tassazione che c'è al comune di Agropoli per le tasse ai cittadini. Credo che noi stiamo applicando sempre le tariffe. Non quasi, è assolutamente quasi, vero. Quasi, quasi non è assolutamente vero. Ma dobbiamo mutare. Non è assolutamente vero. I cittadini vero. Stanno pagando tantissimo. Economicamente come tasse non so se le ha confondato la Tari degli altri comuni però, non so se le ha confondato sì, la Ricudima degli altri voglio dire i servizi i cittadini li stanno pagando di tasca propria con le tasse li pagano di tasca propria con le tasse credo. Due, noi teniamo strisce blu per tutta la città, in tutta la città quindi i cittadini pagano praticamente il parcheggio, quindi voglio dire quello che sono i servizi dati da queste opere pubbliche fatte con i comuni con i soldi del comune di Agropoli, dei cittadini e con i mutui accesi sono pagati agli stessi cittadini sia in termini praticamente di quello che sono il pagamento dei mutui e sia esente di servizi con le tasse che va a pagare. Grazie. Vabbè. Ci sono altri interventi, passiamo alle votazioni. Chi è favorevole alla proposta? Chi si astiene? Chi è contrario? Abate, Pesca, Botticchio. Per l'immediata eseguibilità chi è favorevole? Chi si astiene? Contrari? Abate, Pesca, Botticchio. Il Consiglio approva. Si concludono gli argomenti. Vi auguro una buona serata.